che è una spesa abbastanza grossa. Io sono Giulia e questa è la mia casa, Alba. Dopo aver vissuto 4 anni a Copenaghen, ho deciso di cambiare vita e di trasferirmi su una barca a vela. Ho navigato per 500 miglia dalla Spezia fino in Sicilia e ora sto esplorando il paradiso di quest'isola mentre lavoro da remoto. Iscrivetevi al canale e benvenuti a bordo. Buongiorno amici, bentornati su Giugissima. Oggi è sabato e scopriremo insieme se devo spendere subito 2, forse 3.000 euro in vista del prossimo viaggio in barca oppure se me li posso risparmiare. Vi spiego meglio. Quando si fa una crociera in barca e si naviga da un posto all'altro, ci sono sostanzialmente 2 opzioni per fermarsi in un determinato luogo. In porto o fuori dal porto. Ormeggiare in porto significa attraccare al pontile, di solito nei pressi di una città, fianco a fianco ad altre barche e poter comodamente scendere a terra. L'altra opzione è quella di stare fuori dal porto, calando l'ancora oppure ormeggiando ad una boa che è attaccata ad un grosso blocco di cemento sul fondo del mare. Stare in rada, cioè fuori dal porto, all'ancora o alla boa, è l'opzione che io preferisco perché permette di stare in mezzo alla natura e non in una città, di poter fare il bagno e di vivere un po' la vera esperienza di libertà in barca, tra l'altro anche a costi inferiori rispetto all'ormeggio in porto. Se avete seguito il mio discorso, forse adesso sapete dove sto per arrivare. Oltre a fare bagni e navigare, c'è una cosa che amo della vita in barca, cioè poter vedere posti nuovi e non solo da lontano con il binocolo. Quindi cosa mi serve per potermi godere la vita in rada fuori dal porto in mezzo alla natura, ma poter anche scendere a terra? Mi serve un tender, cioè un gommone, preferibilmente con un motore. Il vecchio proprietario di questa barca, quando ce l'ha venduta a settembre, ci ha lasciato il suo vecchio gommone con vecchio motore fuori bordo. Visto che la primavera si avvicina e spero anche le prime crociere con questa barca, è ora di occuparsi di gommone e motore e vedere se sono in qualche modo utilizzabili, recuperabili, e se non lo sono, quello è uno dei primi investimenti che dobbiamo fare per utilizzare la barca per avventure nella natura, perché è veramente un peccato dover stare sempre in porto, quindi spendere un sacco di soldi, non potersi godere la natura oppure non poter scendere a terra. Quindi spero davvero di poter recuperare qualcosa di quello che c'è. Non abbiamo il motore, l'abbiamo visto, è molto vecchio, adesso vediamo se riusciamo a farlo partire. Ho qualche dubbio quindi sul motore, ho delle speranze invece in relazione al gommone, quindi vediamo, altrimenti è una spesa abbastanza grossa. Abbiamo smontato il tavolo del pozzetto per fare spazio ed aprire il gavone nel quale teniamo il gommone, oltre ad un'infinità di altre cose. Forse è meglio cercare di capire prima se la pompa funziona, prima di tirar fuori tutto il gommone. Ok, la pompa sembra funzionare, forse non è la migliore che abbia mai visto, sicuramente sulla lista delle cose da comprare c'è una pompa nuova, ma questa qua almeno funziona. Proviamo a tirare fuori il gommone adesso. Piano piano, con delicatezza, abbiamo tirato il gommone fuori dal gavone, facendo attenzione a non urtare gli spinotti ed i fili degli strumenti che passano nel gavone. Una volta trasportato il gommone sul pontile, abbiamo iniziato a disfare, uno alla volta, tutti i nodi sulle cime che tenevano insieme il gommone come un cotechino. Ha la forma di un gommone. Vediamo, adesso proviamo a gonfiarlo e vediamo se tiene l'aria oppure se è bucato. La pompa che c'è con il gommone non sembra funzionare, non lo so. Adesso provo a vedere se ho qualche adattatore, perché l'adattatore che c'è non entra nella valvola. Vediamo.
funzionato! La pompa ha funzionato meglio di quanto pensassi e in poco tempo, passando da una valvola all'altra, siamo riusciti a gonfiare bene il gommone. Ok, l'abbiamo gonfiato. Adesso lo mettiamo in acqua e poi ci salgo sopra, provo a pagaiare un po' e vediamo cosa succede. Se affondiamo, se vado a bagno, vediamo. Non è proprio dei più stabili, insomma, un po'. Non è proprio stabile, però. Cioè, diciamo che qua sotto c'è subito l'acqua, la senti. La prova di navigazione è stata molto soddisfacente e il gommone non ha dato problemi. Ergo, non sono finita a bagno. Adesso lasciamo il gommone lì gonfio, attaccato a prua della barca per un po'. Vediamo se rimane gonfio oppure se si sgonfia con il tempo. Magari ogni tanto ci salgo sopra, ci faccio un giro e vediamo come va. Non è il mio tipo di gommone preferito, nel senso che preferisco quelli con la chiglia rigida. Questo qua invece ha il fondo piatto e queste assi rigide. Però è meglio che niente, è meglio di quanto mi aspettassi. Speriamo soltanto che non sia bucato, che le valvole non perdano. Speriamo. Al motore fuori bordo ci penseremo domani. Adesso ve lo faccio vedere, non ridete. È un Johnson 2,5 cavalli, vecchissimo. Il timone è rotto. Sinceramente io ho poche speranze, forse quasi zero. Ma è una cosa che dobbiamo provare. Lo facciamo domani, così non offuschiamo troppo già la positività di questa giornata. Intanto adesso andiamo a fare un giro in un posto nuovo. Anche se qui è primavera, fa molto caldo. Sull'Etna c'è ancora molta neve, perché continua a piovere ogni tanto qui e quindi lassù cade neve. E andiamo a vedere un posto nuovo. Andiamo a fare un piccolo percorso di trekking nella neve e vediamo se troviamo qualcosa di bello. Ed eccomi in un altro luogo immerso nella natura qui sull'Etna. L'Etna veramente non finisce mai di stupirmi. Ogni angolo, ogni camminata offrono spettacoli diversi. Per esempio questa qua si chiama la pineta. Infatti ci sono molte conifere, quindi è diversa rispetto ad altre zone in cui sono andata altre volte, perché rimane verde ovviamente anche durante l'inverno. Quindi c'è questo contrasto tra la neve e la neve bianca ovviamente e il verde delle conifere. E poi c'è la roccia vulcanica, un'altra zona molto bella. C'è molta neve, non mi aspettavo ce ne fosse così tanta, però effettivamente pensando ci siamo sul versante nord dell'Etna, quindi ovviamente la neve si scioglie molto più lentamente. E adesso proseguo e vediamo dove ci porta questa camminata. Mi sono inoltrata sempre di più nella foresta sempreverde. Lo scricchiolio della neve sotto le mie scarpe, le pigne che piano piano si schiudevano e il cinguettio dei moltissimi uccellini mi hanno fatto percepire la natura che, anche se coperta da uno strato di neve, a poco si risveglia.
Come d'incanto, gli alberi mi hanno salutata, arrendendosi alla roccia vulcanica. Ed io ho proseguito il mio cammino sul versante nudo della montagna nera, che, come dotato di muscolatura propria, faceva emergere qua e là il suo vero colore strappando il manto bianco. Dopo un brunch a base di schiacciata siciliana, ci siamo dedicati al motore fuoribordo. Il mio fidanzato ha pulito le candele e con un po' di pazienza è riuscito a farlo partire. Ma un po' come ci aspettavamo, ci siamo subito resi conto che non funzionava correttamente e abbiamo deciso di spegnerlo. Quindi, morale della favola, dobbiamo trovare un modo per smaltire questo motore. Magari si potrebbe anche aggiustare, ma prima di tutto non sarebbe affidabile, cioè io non me la sentirei di scendere a terra con il gommone e il motore, magari il motore funziona, poi dopo monta vento, non riusciamo a tornare indietro perché il motore non parte. E poi la seconda cosa è che dal mio punto di vista questo motore inquina molto e non mi va di andare in giro in posti bellissimi e poi inquinare. E quindi adesso mi metterò a fare un po' di ricerca e magari cercare qualche occasione anche di usato per un motore fuori bordo. Invece per il gommone sono stracontenta perché questo qua ha tenuto benissimo, è stato in acqua per più di 2 settimane, ci sono salita sopra, ho fatto dei giri, è andato benissimo. Adesso è pulito e sistemato nel gavone e pronto all'uso quando faremo la prossima crociera e avremo, spero, anche un motore fuori bordo. Spero che il video vi sia piaciuto. Se c'è qualche appassionato o esperto di motori fuori bordo, datemi qualche consiglio, fatemi sapere che motore potrei comprare, magari qualche sito dove trovare motori usati, non so, qualunque consiglio è ben accetto. Io vi abbraccio forte, ci vediamo nel prossimo video.